Cristiano, com'è stato questo rientro? Ma direi dal punto di vista della prestazione positivo. Per quello che abbiamo prodotto avevo fatto il pensierino anche alla vittoria, perché il portiere del Palermo ha fatto almeno 4-5 interventi decisivi, più due pali. Però poi alla fine ovviamente ci poteva stare anche la beffa al 90esimo, quindi direi che come per ripartire è un punticino importante. Posso chiedere cosa hai fatto tanto poco in questi due giorni? Perché è chiaro che conosceva ambienti, giocatori, forse li hai rimessi come prima, non lo so. No, forse diciamo io sono uno che mi piace molto caratterialmente caricare la squadra dal punto di vista emotivo. È 3 anni che sono qui, quindi probabilmente i ragazzi mi conoscevano, io conoscevo loro, sapevano che approccio alle partite voglio. E quindi probabilmente è stato tutto molto più facile e naturale ritornare a guidare questa squadra. Mister, come ha ritrovato la squadra? Beh, purtroppo abbiamo avuto un altro infortunio, è segno che magari il momento non è, da quel punto di vista lì, non è facile, ma sicuramente tanto incide la testa, secondo me, in queste situazioni qui. Dobbiamo cercare di ritornare a parlare di calcio e basta in questi 2 mesi, perché negli ultimi tempi si è parlato di tutto tranne che di calcio e la squadra ne ha risentito, quindi per noi è importante tornare a parlare in questi 2 mesi solamente di calcio giocato. Poi tutto ciò che è intorno, cessioni, derby, polemiche, dobbiamo cercare di isolare la squadra perché c'è un obiettivo da raggiungere. Sono due squadre che possono... Difendi un problema muscolare che dicevo prima, appena entrato ha avuto questo diciamo, probabilmente uno stiramento e vediamo poi nei prossimi giorni l'entità. Sono due squadre che possono giocarsela fino alla fine per i playoff a suo giudizio? Beh, Palermo è in salute, è una squadra in salute, noi temevamo questa partita, diciamo come ritorno non era proprio una partita semplice. Però mentre invece noi magari stiamo arrivando da un momento un po' di tante situazioni, soprattutto ambientali, e non era facile, però essere riusciti comunque, ripeto, a portare un risultato a casa senza prendere gol e sfiorando soprattutto nel primo tempo tante volte il vantaggio, direi che è una buona, diciamo, un buon punto di ripartenza. Sì. Con grande rispetto per il Palermo, che è una grande società, una grande piazza e anche una grande squadra, però con un bravissimo allenatore, direi che se oggi avessimo vinto probabilmente non avremmo, sicuramente non saremmo dovuti passare dalla questura, via. Grazie. Il prossimo avversario, forse per voi faccio un altro. Per il prossimo avversario non devi ingannare la classifica. No, Benevento è una squadra e una società fortissima che avevano tutt'altre ambizioni rispetto a quello che dice la classifica attuale, quindi noi dobbiamo essere, questo punto deve essere una ripartenza, ma non dobbiamo sbagliare assolutamente l'approccio alla partita, perché per noi la partita di domenica diventa una pietra miliare fondamentale per il proseguo del campionato.